Se volete uscire, siate prudenti. Più avanti c'è una guarnigione di fanti corazzati. Energia strana, forza alla base del creato. Gigantesca. Non sbirciare un attimo. Passport. Non ho nulla di interessante da vendermi. Nuovo, tutto consumabile, materiale. C'è qualcosa tipo vendibili, no? Bottiglia della vita, medicina miracolosa che risveglia un alleato, finito il KO. Appunto. Abbiamo 3. L'unica 3. Ah no, vendi, ne abbiamo 3. Mentre invece lui cosa che ha? Bottiglia della vita a 1000. Ritagli, ritagli. Se tu lavori la forbice. A dispetto delle apparenze, non molto invitante, se cucinate possono essere consumate senza problemi. Sono 3 cose, in effetti. Però c'è la bottiglia della vita. E noi abbiamo 0 denaro, quindi via. Ciao, ti saluto. Ok, è stato bello. Siamo da nano, gelato da una maschera, colpito da un'amnesia. Un classico anche quello dell'amnesia, come anche in Planescape Torment. Assoluto capolavoro. Chissà per quanto ancora andrà avanti questo scontro. Tra i corvi scarlatti si contano già fin troppe vittime. Chi può dirlo? Speriamo almeno che la situazione non peggiori. In effetti i rinani potrebbero reagire accecati dalla rabbia, e il solo pensiero mi dà i brividi. Questo sta vomitando? Io so cucinare, confezionare. Ah no, che l'abbiamo già letto, sì, mi impiola. Scusate. Mi sembrava. Però siccome è la seconda volta che sto facendo un giro, quindi. Ah, damn. Never the manpower when you. Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Cos'è Nathan? Nathan. I wonder if something happened. Ma acqua e olio, vediamo un attimo. Magari ho paura di perdermi qualche di questa scena. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do, and I'll do whatever it takes and use whoever and whatever I need in order to get the job done. Non possiamo sapere questo obiettivo. To hell with power. Parla. Ecco, però sarà sto carino se per esempio c'era il nome, no? Invece solo parla. Hey. Ci manda Nighty? Come si pronuncia? Night. Dice che sei a corto di uomini. Yes.
Dirlo forte, ma non mi aspettavo che mandasse Maschera di Ferro in persona. Ti accompagna agli occhi di luce? Sicuro che possiamo fidarci di lei? Dalla nostra parte, Zephyr può attestarlo. Se sta bene a Zephyr, allora non c'è problema neanche per noi. Oh, al diavolo, mi chiamo Dairon. Gestisco questo rifugio. Questi sono alloggi, ma abbiamo già i nostri letti. Ci piace dormire sulla paglia o sulla nuda terra. Per i corvi scarlati non mancano le persone in fin di vita o comunque bloccate a letto. Da cui lo scopo di questo rifugio, permettere a tutti di godersi un meritato riposo prima di tornare sul campo di battaglia. Tutti hanno bisogno di rilassarsi e distrarsi tanto in tanto, soprattutto se si vuole dare il meglio contro gli occhi di luce. Ha senso, di cosa hai bisogno allora? Mi serve aiuto per trasferire un carico. Alcuni amici lo preleveranno presso il nostro rifugio alle miniere di Zion. La miniere di Zion, eh? E miniere, non pensi sia una pessima idea ora che Reina ne è a conoscenza? Si tratta di oggetti di valore che sono stati raccolti a rischio della vita, dobbiamo recuperarne almeno una parte. Al momento dovrebbero trovarsi nei dintorni della gola di Sandinus, da dove siamo venuti penso. Recatevi sul posto e date una mano a portare qui quei rifornimenti. Capito. In caso di bisogno non fatevi problemi a dormire in questi alloggi, sarete miei ospiti ovviamente. Ok. Missioni secondarie. Alcuni personaggi contrassegnati dal simbolo di una lettera per avviare una missione secondaria. Puoi accettarne diverse insieme, completele per ricevere compense. I rispettivi obiettivi sono indicati nel registro attività. I had no idea the Crimson Crows were so active. You sound pretty thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. We know now that not everyone is rolling over for the Renans. Questo però rimane in bianco. Mi spiace da fare in questo momento perché non andate prima a sentire cosa bisogna. Adesso no. C'è questo ulteriore linea. Ecco, vedete che è un cel shading. C'è un cel shading. Beh, sa, che bella verdura che cresce. Allora. Le scale che sono là, là ce n'è una, questo è il nostro nascondiglio. Se siete dovesse avvolgere dal peggio, abbiamo preparato diverse vie di fuga per evocare in un lampo. Dov'è questa scala? Qua non c'è. Tra l'altro c'è sopra qualcuno. Vabbè, niente. In realtà mi è perso di capire che si possa cadere anche da certe altezze e non si fa male, mi sembra. Perché là dove siamo usciti nello stagnetto io invece ho provato a buttare. Cioè sono caduto giù. E non mi ha fatto la rotolata, quindi può essere. Niente, come le creature si riformano e anche a quanto pare i mostri. Adesso evitiamo un attimo, ecco. Non so nulla sul discorso del grinding, che è una cosa che io odio di questo tipo di giochi. Spero... pare che stiamo giocando a livello alto, cioè a livello massimo di difficoltà. Spero che in realtà non mi obbliga a fare del grinding. Ecco, se devi da... è un problema tenere la telecamera. Via, via, via. Andiamo l'altro. Slash. I'm only getting started.
Mi manca la parata. Ha dovuto curare troppo e tutti cura sono andati. Quindi devo guardare quella cosa lì. Poi vedremo se ci sarà un trasporto, una forma di trasporto rapido, spero di sì. Lì c'è il laghetto. Musica, come sempre, possessiva, un po' ripetitiva. Come è successo? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Sion, do something! Orta. Però non si può usare l'oggetto su di lui, no, eh? Anche questo. Damn them. They've killed so many of us, and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. Se per esempio lui fosse un erede renano, no? Praticamente la base della storia sarebbe di questo erede che in realtà poi cambierà tutto perché ha vissuto, no? Ha vissuto l'esperienza di essere dall'altra parte, però... Alla fine le storie sono sempre quelle che girano, non è che ci sono infinite varianti di storie, però vedremo. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure Irenan wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renans. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. I hate camping out. Penso che non c'è bisogno di... In teoria... dà l'impressione di avere gli slot limitati. Visto così con la barra... Già... di quella dimensione, non so, vedremo. Direi che faccio qualcosa magari. Frammento di ferro. Vedete la richiesta di Ion. Non è che dobbiamo tornare anche nella miniera. Perché? Yeah.
equipaggiamento renano. Ecco, potrei essere di renano. Oh, forse intendeva solo la sulla strada, basta. Andiamo di qua. Stella gialla è il waypoint, la stella verde è che c'ha una missione attiva secondaria. Chiamala secondaria, mi sembra importante. La nazione non si è salvato nessuno. Mi spiace, se fossero arrivati con un minimo di anticipo. Ehi, cose che capitano, fa male, ma così gira il mondo. Avrò cura di quanto siete riusciti a recuperare. Il modo migliore per onorare il sacrificio di chi non ce l'ha fatta. Ehi, papà, quando torna? No, la figlia di quel tale. Presto, piccolo, tuo papà è andato via, ma poi non torna. Non farlo, non mentire, è morto, vero? Si è scioccata anche anche Sean. Tanto lo so, quando gli adulti sono tristi e dicono che qualcuno è andato via, vuol dire sempre che è morto. Papà mi diceva che sarebbe potuto succedere, mi ripeteva di essere forte e coraggioso. Io... Insomma, anche lei fa questa esperienza dalla parte del... Non è giusto, quella poverina non doveva restare coinvolta nella nostra sventura. Facciamo rapporto a Nat e prepariamoci alla battaglia. 800 gold. Emblema ottenuto. Scintilla ribelle. Dopo una schivata, difesa perfetta. Primi RB per lanciare un contrattacco immediato. Conferma. Titoli. Ciascun personaggio possiede obiettivi specifici che gli consentono di sbloccare titoli, che a loro volta forniscono arti e abilità da apprendere. I requisiti di ciascun titolo sono elencati nel pannello di abilità. Quindi il titolo è tutto il cerchio. Usa i punti abilità per ottenere arti e abilità dai titoli. Garantiscono effetti molto potenti, quindi non esitare a spendere i punti ottenuti. Poi accede al pannello abilità premendo... Ok, adesso possiamo prenderne il digitale a destra. Notifiche di arti e abilità. Se vuoi apprendere un'abilità ma non dispone dei punti abilità necessari, evidenziala nel pannello e premi X. In questo modo attiverai una notifica che ti avviserà non appena... Ok. No, wishlist. Titolo maschera a ferro, titolo scintilla ribelle, bonus completamento difesa più 10, se prendiamo tutto, quello che intende, un po' tipo Final Fantasy. Elenco abilità prese. Incremento di 1 la barra abilità. E abbiamo preso anche quello. Non cambia. Vabbè, cos'è che c'è qua? Incremento danni critici. Incremento di 1 barra. Ok. Che è quello, infatti. Questo invece è... contrattacco affilato ed è basta, cioè ha un solo livello. Questo ce ne avrà altri 2, quindi non sono poi 100.000. Ha messo, beh, però magari si forma un altro titolo che ne aggiunga altro. Fulmino attacca in a fondo seguito da un fendente circolare. Me lo puoi far vedere com'è? Incremento danni in aria, agevolazione schivata, difesa perfetta. Agevola in che senso?
C'è una finestra temporale più ampia, forse. Incremento della nigrizia, vabbè. Una brezza. Che se un attacco... Ecco, ok, è vento a quanto pare, quella lì. Quel simbolo lì verde, che colpisce i nemici dal basso verso l'alto. Vento tagliente. Però abbiamo già un attacco arte occulta che libera una raffica di affondi per poi concludersi in uno, con uno spettacolare pendente. Proviamo a prendere questo, ne abbiamo 258. Ok, lei... c'è i suoi, ok. Effetto una schivata a destra e quindi lancia due proiettili d'acqua che volano da una parte all'altra all'impatto. Quindi danni acqua. Ovviamente sarà, sì, appunto, sarà l'erba e la terra, cioè il vento, quell'altro là con la montagna sarà danni di terra, quindi, ovviamente. Arte del fuoco. Quindi o acqua o andiamo di elementi, praticamente. Boh, quale sarà più utile? In realtà, tra l'altro, non dice... possiamo prendere... No, tutte e due no. Questo invece, incremento, attacco in punto di morte. E di quanto? Non ce lo dice come al solito. Vabbè, prendiamo prima un elementale, così tanto per avercene uno. Di nuovo con Atti, che nel frattempo si è trasferito là sopra. I feel like somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal out there. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renan armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renan equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness, outside Ulzebek, you'll find the Fagan ruins. There's some kind of old Renan castle out there. What with it being impenetrable, I forgot. But with a Renan tagging along... Vabbè, come al solito questo è un hub, quindi siamo venuti da una parte, ci sono altre due uscite, e adesso ci sta sbloccandone una. Who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renan rags. If I were you, I'd get comfortable with Danan garbs. Those look like the gli abiti per lei, praticamente. Are we really going in there? Yes, now let's move. Allora, in realtà dovremmo riposare prima. Looks like we get to sleep with a roof over our head. Potete fermarmi a dormire qui se volete, dovete procurarvi la cena da soli, ma posso offrirvi dei letti confortevoli. Peccato di non lavorare troppo. Non lavoriamo in realtà. Tecnologia renana. Hey Shion, where does your gun come from? What do you mean, where does it come from? When you're fighting, it looks like it just appears out of nowhere. Oh, that's transferal technology. When I don't need my weapon, I submerge it in empty space. And when I do, I summon it. Make sense? Not really, but it sounds pretty amazing. Huh? Well, that way you don't have to carry around any heavy weapons or worry about enemies trying to steal them, right? It's a pretty cool invention. You realize you're praising the technology of your enemies, right? So? Technology's technology. It's not good or bad in and of itself. I guess that's true. Stupida. Questi qua non si può parlare.
può entrare in quella casa lì? Una volta arrivate nelle lande non troverete altro che rovine e zegole, randagi in cerca di prede da azzannare. Non avendo un cancello dobbiamo sempre lasciare qualcuno di guardia per evitare che quelle bestie entrino a creare scompiglio. Cerca di farlo un cancello. Con il tempo queste ferite guariranno. E quando sarò di nuovo in forza dovrò tornare a Moscou. Dubito che questa volta ne uscirò vivo. E qua c'è delle scale. Segnalano le scale, ma non è vero, sono cieco io. Ah, ok, ecco perché non si vedono, perché in realtà sono sotto. Cioè lì non si capisce, non c'è una freccia lì, non c'è niente, quindi non si capisce il livello. Diciamo che sono lì, da qualche parte, sopra o sotto. Sono corto di materiale e mano d'opera, ma non mi resta che chiedere di nuovo aiuto ai corvi scarlatti. Ma cosa c'è? Ah, ok, siamo a un livello sotto e basta. Prima di uscire finiamo di esplorare un attimo. Secondo te, vecchio, dovrei tenermi alla larga dai corvi scarlatti? Puoi starne sicuro. Quando avevo la tua età, altri combattevano la stessa battaglia, ma non è cambiato niente. Se gli occhi di luce scoprissero che tra noi si nasconde ancora lo scarlatto, scatenerebbero l'inferno qui a Ulzebek. Ha ragione, ci ammazzerebbero tutti dal primo all'ultimo. Quelli non fanno complimenti. Esatto, io direi di pensarci bene, prima di prendere decisioni azzardate. Purtroppo hanno ragione entrambi. Odio i renani come chiunque altro, ma non possiamo combatterli, sarebbe un suicidio. Il destino dei corvi scarlatti è già scritto e non sarà una storia a lieto fine. È inutile resistere. Non abbiamo speranze contro i renani. Questo invece, che guarda il muro. Oggi il lavoro sembra ancora più faticoso. Girano strane voci e l'atmosfera è cupa. Uccido il pattuglio per ordine Zephyr contro gli occhi di luce. La prudenza non è mai troppa. A meno non siamo in pericolo, noi sentinelle dobbiamo lanciare l'allarme per permettere agli altri di nascondersi. Qui però c'è una scala. Questo. Le mie mani hanno lavorato per tutta una vita, ma i miei occhi sono ormai stanchi e faticano a vedere. Ho sentito il trambusto da queste parti, è successo qualcosa? Non so quale sia il problema, ma finché non turba il mio quieto vivere non me ne fischio altamente. Non è semplice arrivare a quest'età, le mie povere ossa scricchiolanti non posso sopportare altri stress. Sì. Tutte scuse. Ma queste cose qua... No. Posso attaccare? No. Quindi è un gioco in cui non si possono distruggere le cose. Questa è la porta alla lande di Ilia. Non troverete renani perché ormai restano solo le rovine e i villaggi abbandonati, ma la regione è pullula di zeugle, quindi state molto attenti. C'è qualche altra scala? Sono nata e cresciuta a Calaglia, quindi posso sopportare il caldo, ma qui stiamo davvero esagerando. Devo bere di continuo per tenermi idratata. Non posso rischiare un collasso mentre sono a caccia di renani. Sì, sei a caccia di renani. È scoppiato un tumulto, credo, quindi ha deciso di nascondermi qui e aspettare. Ora posso uscire finalmente, è sicuro? Quindi anche là ci sono delle scale per scendere, bisogna capire dove cavolo sono le altre. Dobbiamo restare vigili in caso di arrivo dei fanti corazzati. Quello che è accaduto nella mia zona, magari potremmo guardare la prossima volta. E ci passiamo. Adesso andiamo di là. Quello che è accaduto nella mia zona non deve ripetersi. Ah, direi che abbiamo visto. Sarebbe carino poterlo vedere sulla minimappa questa cosa. Vedere i pallini. Di un altro colore, no? Se abbiamo già parlato, tipo questo che intendo. Però ormai ne abbiamo parlato con tutti, forse.